Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi al How to Play. Vi faccio vedere come suonare questo riff che io ho chiamato smanicamento. Mettiamo il basso e poi smanichiamo sulla tastiera e andiamo a completare il riff alle ottave superiori. In questo caso è un riff in Sol maggiore, mettiamo. Partiamo da un Sol basso, corda di Mi, tasto 3. La mia nota d'arrivo è un Sol due ottave superiori. Il tasto è 12, corda di Sol, quindi dove avete i due pallini sarà allora a vuoto il Sol, l'ottava superiore dove ci sono i due pallini Sol. Io lo appoggio con un Re sotto. Il Re è il quinto grado di Sol. Okay? Il quinto grado di solito è sempre la scelta ottimale quando io vado a creare un groove e suono una nota, voglio mettere una nota che non è la tonica e non è l'ottava, solitamente la prima scelta va sul quinto grado. Allora, dopo Sol, il secondo accordo sarà un Mi minore. Il Mi viene preso a vuoto. Quindi io ho già possibilità, ancora quando sto facendo il Sol acuto, di iniziare a suonare il Mi. Vedete? La mia mano non deve per forza tornare giù a schiacciare un tasto. Quindi può rimanere qua. Qua andrà a prendere con uno slide il Mi, corda di Re, tasto 14, con l'anulare. E poi completo con il Sol, che è il terzo grado minore di Mi. Il Sol è quello di prima, tasto 12, corda di Sol. Sol, Mi. Poi naturalmente ci possiamo mettere degli abbellimenti, come ad esempio io qua ci ho messo ancora un La e poi faccio sentire lo slide discendente. Le possibilità sono molte. Posso scegliere queste mie note, diciamo, di passaggio di abbellimento dalla scala di Sol maggiore. Quindi grazie a tutti di aver visto anche oggi questo video e ci vediamo presto. Buona musica, mettete un mi piace. Ciao Carlo.